qua dicono, vabbè, questo sblocco lo usiamo per l'industria farmaceutica, eccetera, eccetera. Ma non è vero niente, perché in questo momento nel mondo c'è una sovrapproduzione di zolfo, non sappiamo che farcene, e quindi ecco qua e fare parte del mondo, lo zolfo che viene stoccato sottoterra, oppure queste montagne a cielo aperto di zolfo in varie parti del mondo. Ok? Ora, che cosa dobbiamo fare a questo petrolio? Togliere lo zolfo. E che cosa viene fuori da questo processo di desorbazione? Scarti sulfuri, in particolar modo questo idrogeno solforato, che sempre e comunque verrà rilasciato nell'atmosfera, in quantità più o meno grandi, ma finisce nell'ambiente. E questo qui è insomma, un gas facilmente infiammabile, pericoloso, puzza di nuova marcia, e ha una tossicità paragonabile al cellulone, nel senso che funziona esattamente nello stesso modo, cioè si attacca alle tue cellule e impedisce all'ossigeno di arrivare a destinazione. Okay? Quindi questo, praticamente se le concentrazioni sono troppo elevate si può arrivare insomma, al soffocamento delle persone. E qui ho un po' di vari tipi di conseguenze di questo idrogeno solforato, si passa appunto dalla puzza fino a dosi molto alte e al collasso e alla morte immediata. E qui un po' di esempio, questo idrogeno solforato, che per esempio questo coso era in Cina circa 10 anni fa, in cui questo idrogeno solforato rilasciato nell'atmosfera ha causato la morte di almeno 230 persone. Anche in Italia, anche qua in Puglia abbiamo avuto problemi con questo idrogeno solforato. Se vi ricordate tutti quei morti delle cisterne, quelli là sono morti di idrogeno solforato, soffocati da queste esalazioni e dal zolfo. E questo lo diceva a suo tempo il Corriere della Sera, che la tragedia si poteva evitare se solamente avessimo investito di più nella conoscenza e nella diffusione di questa conoscenza. Quindi era non cronache di quel tempo. Allora, è evidente, ma questo non vale solo per l'H2S, ma per tutte le altre cose tossiche che emettiamo nella nostra atmosfera. È evidente che se questa roba ti fa morire, se le concentrazioni sono troppo elevate, è evidente che dosi basse, ma continuate nel tempo, certamente non possono fare bene alla salute, non è mica che rischi di lunga vita se lo respiri poco, no? E quindi tutta una serie di problemi al respiro, alla pelle, alla vista, al sistema nervoso, che possono arrivare alle persone appunto con l'esposizione costante e duratura nel tempo. Non ci questi problemi. E ci sono stati vari studi, qui per esempio, no? Danni alla salute da esposizione cronica ma a livelli bassi di questo idrogeno solforato, che vabbè, insomma, sono tutta una serie di malattie, fatica, depressione, mal di testa, tremori, costi persistenti, bronchiti, male polmonare, eccetera, eccetera, tutta una serie di problematiche. E ovviamente i danni a lungo andare diventano permanenti, perché dai oggi e dai domani il corpo umano non può resistere per sempre. Un'altra cosa di cui ci chiediamo, ma tutto questo inquinamento come è collegato, se è collegato all'insorgenza dei tumori. Allora, come viene il tumore? Ci sono vari modi in cui questo può accadere, c'è cioè una componente genetica, una componente ereditaria, eccetera. Però uno dei modi insomma, importanti in cui può avvenire le malattie delle persone è l'esposizione a agenti esterni. E questi qua si chiamano agenti genotossici. Perché genotossici? Perché appunto vanno a insomma, avere della tossicità sul nostro genoma, sul DNA. Allora, arriva l'agente genotossico, va a causare delle perturbazioni al tuo DNA, quel DNA manda dei segnali sbagliati alle tue cellule ed è tutto che prolifera la massa tumorale. Ed ecco qui che cosa viene detto. Viene detto su questo idrogeno solforato, che l'idrogeno solforato è un agente genotossico, quindi in maniera indiretta può causare la comparsa di tumori delle persone. Anche qua, l'idrogeno solforato causa danni al DNA. L'idrogeno solforato induce la proliferazione di cellule tumorali cancerogene al colon degli umani. No, è tutto quanto scritto nella letteratura scientifica, non c'è bisogno di fare gli esperimenti a Taranto, da nessuna altra parte, si sa che queste cose qua fanno male. Non dobbiamo aspettare no, che arrivino qui tutti questi disastri per sempre. È già tutto quanto scritto, hanno già sofferto altre comunità, non dobbiamo no, chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. E qua anche no? Queste osservazioni mettono in evidenza il possibile ruolo dell'idrogeno solforato come un insulto ambientale che, dato un background genetico predisposto, possono portare a instabilità del genoma o a mutazioni tumorative caratteristiche del cancro colorettale. Quindi ha detto chiaramente che questo H2S può portare all'insorgenza di tumore. Ovviamente chi sono i più vulnerabili? Sono già i più deboli, chi ha già delle malattie preesistenti, chi ha
sia già un sistema insomma, piuttosto compromesso per varie malattie, per vecchiaia, eccetera. Le donne incinte, perché l'HIV innalza i rischi di aborti spontanei nelle donne, hanno fatto studi su donne sia in parte dei cinesi che in parte dei finlandesi, e hanno mostrato che questo porta a rischi di aborti spontanei. E ovviamente i bambini, perché in generale hanno sempre un fisico più vulnerabile rispetto agli adulti. E questo io lo dico sempre in tutte le parti dove vanno. Le mamme italiane dovrebbero essere più combattive contro i tumori e contro l'inquinamento, perché noi, io non sono mamma, ma vedo tutte queste mamme che vogliono dare ai figli, no? Il cappotto più bello, il telefono più bello, il gioco più bello, ma c'è una cosa che è molto più importante di tutto questo, che è l'aria pulita. Quello non si può, no? Non ha prezzo, è una cosa veramente, è un regalo sempre più importante che uno possa dare a un bambino, un ambiente sano in cui crescere. E ovviamente non c'è soltanto questo HIV, ma tutta una serie di altre sostanze che vengono immesse in tutta questa fase di lavorazione che produrrà. Questi DTX che sono sostanze, anche sostanze cancerogene, come per esempio il benzene, i composti organici volatili, gli idrocarburi, i fori, i ciclici aromatici, sono tutte sostanze cancerogene che hanno vari tipi di problemi. Anche qua, molto spesso sento dire, vabbè, ma non si sa, dobbiamo vedere, dobbiamo provare. Anche qua, l'Istituto Americano di Petrochimica nel 1948, non si parla dell'anno scorso, nel 1948 i petrolieri d'America hanno detto che l'unica concentrazione sicura di benzene nell'atmosfera è zero. Quindi loro dicono che anche i petrolieri ci vuole zero concentrazione di questo benzene nell'ambiente se vogliamo garantire la salute delle persone. E anche qua, tutta una serie di studi, ma ce ne sono veramente a dozzine, in cui si mostra la correlazione tra l'attività petrolifera e la malattia delle persone. E io ho voluto riportare qui, sono articoli di diverse annate, diversi decenni, diverse parti del mondo, per proprio far vedere che non dobbiamo fare gli esperimenti a Taranto, si sa che questo non va male. Allora qua, mortalità per cancro delle contee americane con queste petrolifere. Qua ancora, mortalità per cancro dei polmoni e gli impianti petroliferi cinesi. Danni alle persone in Ecuador, aumento dei tumori ai bambini, un gran danno grazie alle concentrazioni petrolifere, Taiwan, in Norvegia, insomma è tutto quanto già scritto, non c'è bisogno, come ho detto, di fare esperimenti ulteriori. Tanto che io ricordo, in California c'è una legge ferrea che impone, non è un consiglio, imposta a chiunque inquina, inclusi i petrolieri, che lo devono dire alla popolazione, devono annunciare a tutti quanti che non lo stanno inquinando. E questo qui è, devono quindi ogni 3 mesi comprare una mezza paginetta sul giornale, sullo Los Angeles Times in questo caso, e dichiarare questo avviso, dichiarare quanto siano, che sostanze chimiche che si sa che causano cancro, danni alla nascita e altri danni riproduttivi sono contenute nei campi di petrolio, nelle raffinerie, negli impianti chimici, in tutte le operazioni di trasporto e stoccaggio, inclusi per i vari marini, i prodotti, i camion e tutte le altre impianti, manifatturano, producono, manifatturano, eccetera, eccetera, prodotti petroliferi, appunto, sono noti di causa ritornale. E questo qui lo firma, non lo firma Maria Rita, ma lo firmano, come ho visto qua, la BP, la Exxon, la Shell, la Chevron e la Coca-Cola. E se lei e qualsiasi altra petrolifera che volete vedere in Italia volesse fare la stessa cosa in California, pure loro dovrebbero firmare questa cosa, quindi dire alla gente guardate, quantomeno non sappiate che siamo qui e ci stiamo pensando. Questa qui è la legge che esiste dal 1987. Ok, ancora, questa cosa fare i concimenti che è probabilmente una delle prime cose a cui pensiamo quando pensiamo alle signore, alle liberazioni in generale. Questi qui sono un po' di incidenti italiani. Questo qui era Trecate, da un'unità di anni fa, hanno avuto questo scopo con petrolio nelle risaie vicino a Novara. Per due regioni è stata l'eruzione incontrollata di petrolio. Questa è l'immagine dell'acqua, queste erano le risaie di Novara, tutte quante piene di petrolio, e questa qui è la macchia che si vede, no? Il buchetto lì, il cerchio, quello di fondo, e tutto il resto è la macchia petrolifera. Questo qui è un pozzo a policoro, quindi una spicata, che è scoperto nel 91. Se ne parla pochissimo di questo scopo, che tra l'altro sono tutte foto dell'epoca. C'è solo più ancora la petroliera che c'erano queste cose, che ancora il fondale sono tutti quanti meno di sostanze petrolifere inquinanti, c'era questo qui l'anno scorso, è successo, e questo è un caso un po' così, quasi anche buffo dell'Abruzzo. Questo qui è la concessione che esiste da 30 anni all'altro grado.